Oggi torniamo sulla fibromialgia perché domenica 12 è la giornata mondiale di questa malattia rara, una sindrome complessa, multifattoriale, molto seria, una forma comune di dolore muscolo-scheletrico con sintomi di affaticamento e di astenia, che solo in Italia interessa 3 milioni di persone. Eppure è una malattia controversa per la sua origine incerta e proprio per questo non è ancora riconosciuta ed inserita nei LEA, i livelli essenziali di assistenza, e quindi non gode ancora degli sgravi sanitari indispensabili, mentre si aspetta che la proposta di legge alla Camera da molto tempo venga spinta verso la sua approvazione. Di fibromialgia, tra l'altro, soffrono personaggi famosi come Lady Gaga e Morgan Freeman. Dunque, anche se la sua natura rimane controversa e difficile da diagnosticare con assoluta certezza, cos'è la fibromialgia? Come si diagnostica? Quali terapie? Quali esercizi? Sentiamo questo primo passaggio di un'intervista con uno specialista, il fisiatra Alfonso Forte. Dolore amplificato con tanti sintomi, ecco perché si chiama multifattoriale, con tante cause, è una forma comune, insomma, di dolore muscolo-scheletrico diffuso e di affaticamento, e che dà appunto l'astenia, questa sorta di stanchezza. Il termine fibromialgia significa dolore nei muscoli e nelle strutture connettivali fibrose, quindi i legamenti, i tendini, e si tratta quindi di una alterazione del sistema neurorecettivo che amplifica quei dolori che per una persona comune risulterebbero normali. Il dolore pertanto si manifesta con più, come dire, più violenza, più compulsivo. E sebbene possa assomigliare ad una patologia articolare, per esempio un reumatismo, un dolore tendineo, eccetera, non si tratta di artrite e non causa deformità, insomma, delle strutture articolari. La fibromialgia è in effetti una forma di reumatismo extraarticolare o dei tessuti molli. Si presenta quindi sotto forma di una pluralità di sintomi, sia a livello fisico ma anche psicologico, e perciò, come abbiamo detto, è una malattia multifattoriale. I soggetti più colpiti sono la maggior parte le donne, a causa di una ridotta soglia di dolore rispetto agli uomini, sia per l'aumento dello stress a cui ogni giorno sono sempre più sottoposte. La sindrome, infatti, si acuisce durante situazioni di forte affaticamento, causando una stanchezza cronica, disturbo del sonno e tanti altri sintomi. A tal proposito è necessario quindi creare un pool, un gruppo, insomma, di un team di medici completo che tratti sia l'aspetto fisico, e quindi in questo caso il fisiatra, l'ortopedico e altri specialisti, che psicologico, in modo tale da aiutare il paziente a riottenere una vita normale. Ad oggi, non essendo ancora riconosciuto, come abbiamo detto, nei LEA, perché aspetta appunto un riconoscimento, un'approvazione da parte delle due Camere, non sono presenti strutture in grado di gestire efficacemente i pazienti. E per questo è importante non solo la sua inclusione nei livelli essenziali di assistenza, ma anche un riconoscimento politico. E, diciamo, come si fa, come si tratta? Possiamo anche vederlo nella sequenza 03, cioè con le solite, con le cure. Innanzitutto un fisiatra intelligente subito assegna la sua, diciamo, la sua terapia, fa la sua diagnosi, e poi terapie medicali, massaggi, esercizi particolari, che possiamo vedere nella sequenza precedente, cioè si fanno le solite, ecco qui, un massaggio, massaggio da parte di un fisioterapista, di un osteopata. Massaggi, vedete, ritmici molto blandi che servono, che sono tra quelli adatti per questa forma di fibromialgia. E poi le terapie medicali, insomma, con le macchine, le solite macchine molto efficaci, che possono essere appunto la TECAR oppure altre. E poi con gli esercizi particolari, ecco, li vediamo qui, sono esercizi tra i migliori, ecco, considerati tra i migliori per la fibromialgia. Sono esercizi un po' particolari che possiamo appunto commentare con il nostro ospite, con il dottor Alfonso Forte. Ecco, cosa vediamo, dottor Forte? Qui esercizi su un materassino,
che... Allora, sicuramente questi esercizi sono fondamentali nella fibromialgia, proprio perché, essendo una sindrome da dolore cronico muscolare, diciamo, è sempre consigliabile un'idonea attività fisica, quindi un'idonea, diciamo, un idoneo protocollo di esercizi. Sì. Cioè non stare fermi, insomma. Non stare fermi. Sì. Perché? Perché il rischio qual è? Quello di creare un circolo vizioso, dolore, immobilità, rigidità, ulteriore dolore. Sì. La prima cosa che facciamo quando noi abbiamo dolore, l'esempio classico è anche il mal di schiena, pensiamo che sia necessario metterci a letto. Sì. In realtà non c'è cosa più sbagliata. Sì, sì. Il mal di schiena si cura certamente non con il letto, quindi sì. Stare a riposo, stare fermi, non fa altro che peggiorare la situazione. Sì, certo. Lo stesso concetto vale per la fibromialgia. La fibromialgia già è una sindrome da dolore cronico e se al dolore aggiungo l'immobilità divento completamente rigido. Sì. È chiaro che gli esercizi vanno sempre effettuati su tutti i piani di movimento, cioè la sindrome fibromialgica è una sindrome, diciamo, caratterizzata da dolore diffuso agli arti, sì, al tronco, alla testa, ecco, per cui prima, in realtà noi dobbiamo sempre interessare al movimento tutti i distretti articolari, il distretto degli arti inferiori, la colonna, gli arti, le braccia, tutto sostanzialmente deve avere un'idonea motilità, sì, e mobilità. Ecco, prima abbiamo detto che non è facile la diagnosi, è vero? Sicuramente è una delle sindromi che molto spesso fanno girare le persone affette poi da questa, sì, sindrome per una serie di specialisti, proprio, sì, perché i sintomi non sono solo quelli del dolore muscolare, sì, ma ci sono delle parestesie, dei formicolii ai piedi, alle mani, ci sono sintomi legati all'apparato gastroenterico, molti insomma vanno a trovare una soluzione dai colleghi gastroenterologi, gastralgie, sì, sindrome del colon irritabile, addirittura delle manifestazioni di tipo ginecologico o urologico, sì, quindi incontinenza, cistiti recidivanti, per cui ci sono effettivamente cefalea, sì, una serie, diciamo, di organi interessati a questa sindrome, la cui causa non è nota. La cui causa non è nota. Si pensa, sì, a un, diciamo, ad un disturbo della vascolarizzazione periferica. Ci sono delle teorie invece che prendono in considerazione dei disturbi, diciamo, di tipo centrale, quindi delle ipoperfusioni, sempre dei disturbi vascolari in aree specifiche dell'encefalo, ma chiaramente una vera, diciamo, e propria causa non è ancora diciamo, stata studiata e codificata. Ecco, questa complessità della malattia, questa difficoltà nella diagnosi, probabilmente è la causa del non riconoscimento ancora della malattia come dal punto di vista politico e quindi nei LEA. Eh sì, come tutte le malattie rare, diciamo. Esatto, viene ancora oggi considerata una malattia rara, sì, a distanza di anni ancora si sta ragionando, infatti voglio dire ancora è in preparazione, in emanazione, sì, un decreto che possa effettivamente riconoscere questa malattia proprio per dare, diciamo, una dignità anche legislativa, in modo tale da consentire un idoneo percorso, sì, di cura, sì, codificato, quindi inserirlo nei LEA. Ecco, 8 e 10, siamo in diretta, stiamo vedendo alcuni passaggi di una recente intervista con Alfonso Forte. Dicevamo, per contrastare la fibromialgia, oltre ai farmaci della ortodossia farmaceutica, si parla molto della cannabis, la marijuana terapeutica. Sentiamo ancora Alfonso Forte. Il mio parere è quello un po' della comunità scientifica, nel senso in linea con la comunità scientifica. Sicuramente i cannabinoidi oggi rappresentano una, diciamo, valida strategia terapeutica in tutti i casi di dolore, sì, cronico. È chiaro che oggi c'è un'indicazione in specifiche patologie, quali ad esempio gli spasmi dolorosi nella sclerosi multipla e tante altre patologie che man mano stanno iniziando ad essere trattate con questo tipo di prodotti. Sostanzialmente, per cui voglio dire, perché no? Nel momento in cui una persona che ha una sofferenza cronica, come tante persone che vedo quotidianamente con problemi di fibromialgia, perché non poter, diciamo, ampliare il ventaglio terapeutico anche a questa che rappresenta comunque una malattia invalidante? Sì, certo. Nel senso, questa è una malattia seria. Ecco, qui che vediamo, per esempio, consente... una patch, un cerotto adesivo, un classico, è vero, con cui
spesso si curano, oppure con le pozioni. Sì, ma la realtà è che comunque ci sono una serie di studi in letteratura che documentano l'efficacia già di altri farmaci della classe degli oppioidi rispetto alla fibromialgia, per cui come tutte le sindromi da dolore cronico vanno trattate con degli analgesici forti. Gli analgesici classicamente, voglio dire, sono distinti a seconda, diciamo, dell'importanza, della capacità di togliere il dolore in diverse classi, per cui nella fibromialgia si utilizza la classe più forte, il terzo gradino dell'analgesia, quindi si utilizzano gli oppioidi, oltre a tutta una serie di altri farmaci che noi abbiamo preso, noi fisiatri, reumatologi che trattiamo questo tipo di malattia, abbiamo preso, tra virgolette, in prestito dai colleghi della neurologia, per cui noi siamo costretti ad utilizzare anche altri prodotti quali antiepilettici, ansiolitici, antidepressivi, miorilassanti, che sono tutti farmaci che molto spesso vanno a curare sia alcuni tipi di malattie neurologiche quali l'epilessia, ma anche delle malattie della sfera psichica, quindi la depressione. Sì. Molto spesso, voglio dire, le persone dicono: dottore, ma io sono depressa. Io dico: signora, lei non è depressa, ha un problema, diciamo, che è simile a quello della depressione, ma non perché, ma è semplicemente legato al fatto che ci sono gli stessi neurotrasmettitori interessati alla depressione, per cui, voglio dire, il meccanismo, le autostrade sono grosso modo le stesse, per cui cerchiamo di utilizzare gli stessi farmaci, gli stessi prodotti. Ecco, ricordiamo domenica 12 maggio la giornata mondiale della fibromialgia. Queste giornate servono per alzare la soglia dell'attenzione, la sensibilità delle persone su queste malattie frequenti, molto famose, importanti, ma anche malattie rare come questa. E come tutte le sindromi reumatiche e neurologiche, la fibromialgia è sensibile anche al nostro stile di vita a tavola, a quello che mangiamo e beviamo. Sentiamo in quest'ultimo passaggio il dottor Alfonso Forte. Come tutte le sindromi neurali, ecco qui Carmine Marano subito ci anticipa, la fibromialgia è sensibile anche a quello che mangiamo e beviamo. Ecco gli alimenti vietati, diciamo, innanzitutto la caffeina. Sì, sicuramente. È vero, sicuramente questo tipo di malattia in particolare, ma rispetto a questo, voglio dire, il discorso può essere valido un po' per tutte le sindromi dolorose croniche, anche, noi parlammo un po' di tempo fa, anche dell'artrosi, anche delle malattie infiammatorie croniche e delle malattie cronico-degenerative, risentono in maniera significativa della dieta, caffeina, glutine, derivati del latte, i lieviti. Sì. Sono sicuramente un po' degli alimenti che, da utilizzare con parsimonia, con equilibrio. Abbiamo detto, nel senso che i prodotti del latte. Abbiamo visto alcuni, non dobbiamo demonizzare sicuramente nessun alimento, ma ci sono comunque delle persone predisposte, quindi che hanno delle intolleranze molto spesso anche subcliniche, nel senso che non ci sono dei test di laboratorio validati per poter effettuare quel tipo, diciamo, di valutazione diagnostica per definirla intollerante, ma che in realtà semplicemente facendo una dieta di esclusione o perlomeno riducendo questo tipo di sostanze, quali gli zuccheri artificiali, o gli additivi, tutti i dolciumi, gli additivi in generale, sicuramente migliorano in maniera significativa il dolore. Esatto, e qui invece quella invece da preferire, e cioè i carboidrati buoni, cioè frutta fresca, frutta e verdura, quindi la frutta fresca e la verdura di stagione, i grassi buoni, sicuramente i grassi saturi, quindi sicuramente hanno un ruolo importante, antinfiammatori, anche in termini di capacità antinfiammatoria, per cui in realtà, ad esempio, l'olio d'oliva, gli oli di pesce ricchi di omega 3, e poi le proteine. E poi le proteine vegetali. La proteina vegetale sicuramente ha una minore attività pro-infiammatoria a livello intestinale. Oggi si parla molto del microbiota intestinale, cioè nel senso che gli studi non sono ancora pubblicati, ma c'è un grosso fervore della comunità scientifica, per cui il microbiota è un tema che è sempre presente ad ogni congresso di riabilitazione, di fisiatria, di reumatologia, per cui voglio dire veramente.